Siamo usciti ora all'interno del tribunale e diciamo che è positiva. Positiva per tutti noi. E abbiamo ancora la famiglia però. Abbiamo ancora la famiglia e abbiamo McLaren che ha messo 10 milioni più 5 milioni della finance. Quindi da domani si riparte tutti a lavorare. Questa è la notizia più bella che ci poteva arrivare. Grazie a tutti. La telecamera del nostro operatore Marcello Sani ci inquadra con alle spalle parte dei 280 dipendenti FIMER che sono salvi, almeno questo è l'esito dell'incontro di oggi in tribunale. Il fondo McLaren entrerà dalle prossime ore con una prima iniezione di denaro fresco di 10 milioni di euro nella capitale di FIMER e poi comunque la procedura per il salvataggio dell'azienda proseguirà. Andiamo a sentire. L'avvertenza è stata particolarmente pesante, oggi non abbiamo forse messo un punto fermo, ma abbiamo fatto un passo avanti. McLaren si è dimostrato interessato alla realtà e a una realtà che fosse ancora in continuità e non fosse fermo. Quindi ti lancia un messaggio e ti dice: noi ci siamo e siamo pronti a rilevare anche l'azienda. È chiaro che noi come organizzazioni sindacali vigileremo, perché in questo frangente, da qui fino all'omologa, comunque ci saranno dei passaggi anche tra McLaren e la stessa FIMER e la proprietà che necessitano di essere gestiti anche all'interno di un tavolo sindacale. Ringraziamento a voi, a tutti i lavoratori, a tutte le famiglie, a tutti i lavoratori della FIMER, alle loro famiglie, ai lavoratori dell'indotto, alle istituzioni, al comune, al sindaco, alla regione toscana, a tutti quelli che ci hanno aiutato in questi giorni, in un anno e mezzo di completa disperazione e soprattutto alla vostra capacità di mantenere sempre i nervi saldi con determinazione, ma anche con coraggio e dignità, che il fatto d'essere in primo luogo lavoratori e di credere fortemente nei principi democratici di questa nazione ci ha permesso di arrivare qui. Quindi il primo grazie va solo ed esclusivamente a voi.